Ciao ragazzi, in video spesa della Lidl. Della Lidl, ok. Allora, prima parte, seconda parte poi gli alimentari. Allora, ho preso detersivi, questi. Allora, questo qui, detersivo liquido, l'altra volta l'ho preso con l'aloe vera, non mi piaceva questo qui tapoiola, non so che profumazione abbia, sinceramente, ma costava 1,70 euro e quindi 2 litri, l'ho preso subito. Allora, c'è scritto: Formilla rimuove anche le macchie più ostinate rispettando i tessuti. Vantaggio per te, flaconi compatti. Vantaggio per l'ambiente: meno materiale di imballaggio, meno rifiuti. Perfetto, 30, 40, 60 gradi. Provoca irritazione oculare, eccetera, eccetera. Questo viola, Formilla. Detersivo liquido, c'è scritto: lavatrice liquido concentrato 2 litri, uguale 3 litri, uguale 30 lavaggi. Salva colore. Sentiamo se ha qualche profumo, perché non c'è scritto che abbia nessun profumo. È blu. Sì, ha qualche. Forse sa di lavanda. Sa di eucalipto, non lo so. Di menta. Vedremo sui capi se profuma senza morbidente. Poi ho trovato i panni catturapolvere. Yeah! Anche senza Swiffer, chi se ne frega. Acquapur. Non li avevo mai visti, con cera d'api, 16 panni, 22x5x32 cm, panni catturapolvere, legno e parquet. Ah, io non ho né il legno né il parquet. Mi sa che ho sbagliato, li ho presi perché li ho visti. Ho detto, mi servono i panni catturapolvere. Solo per il legno va bene. No, che peccato. Made in Cina, Arcole. Utilizzare secco, non utilizzare bagnato, non utilizzare con detergenti. Tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Pratico, veloce, efficace. 16 panni, catturapolvere. Una speciale trama, effetto antistatico. Cattura peli, polvere sporco. Forse va bene anche non solo per il parquet, quindi speriamo che vada bene. Questa maglia mi piace, dicevi di moda, bellissima, non l'ho mai messa. Sto mettendo tutto quello che ho. Arricchiti con cera d'api, utilizzabili da soli con lo spazzolone. Questi qua, voi se avete il parquet va bene, ma io non ho il parquet e quindi questi. Costavano poco, li ho presi. Poi una cosa che mi serviva perché avevamo un nido sul balcone, mentre già mezzo vuoto. Abbiamo usato tantissimo ieri sera. Adesso c'è ancora il nido, ma sono tutte morte. Quindi, ok, mamma che schifo. Stack. Getto fino a 4 metri, vespicida, fulminante contro vespe e calabroni. Ah, che figo. Guarda che brutta, mamma mia. Stack. Stupendo, costato 3,99 euro in mezzo agli insetticidi, in mezzo alle punture di zanzara, in mezzo alle salviette per le zanzare, eccetera, eccetera. Mi fa già paura l'ape che c'è scritto, la vespa che c'è disegnata sul flacone, però le ho ammazzate tutte. Speriamo che non entrino in casa, che non facciano il nido in casa, che non facciano il nido da altre parti, sul tetto, sul mio balcone, perché non le voglio e quindi, boh, andiamo avanti. Ma su quello l'ho già usato, siamo a posto. Ho preso anche questo. Spring Morning, ti sto provando tutti, non c'è più quello viola, Lilac Blossom, quello Pure Cotton non l'ho mai provato, ma c'è anche quello azzurro, quello giallo Lemon l'ho già preso 2 volte, mi piace, questo qui volevo provarlo. Spring Morning, con la farfalla verde, però mi sa che è rotto perché non esce, vedete che io spruzzo e non esce niente, quindi mi sa che devo farlo o aggiustare, o l'ho rotto io, o ne devo comprare un altro, o lo faccio aggiustare da Dino se riesce, perché non si può spruzzare. Ha fatto uno spruzzo, ha fatto tac, uno spruzzo, adesso sembra rotto. Vedete che è spaccato, non so come rimetterlo. Speriamo che funzioni, perché era nuovo. Ok, funziona. Funziona. Non so come farlo funzionare, ma funziona. Ok, così funziona, perfetto. Sì, modo strano di spruzzare le cose. Comunque funziona, va bene. Prima non funzionava. Sa di fresco, di pulito, di mela anche un pochino, sento. Vabbè, ok, di fiori, va bene. Mi piace abbastanza. Vedremo quanto dura. Anche se questi deodoranti per ambienti durano poco. Si sentono poco, comunque vabbè. Poi ho preso, sotto consiglio di Anna, sotto consiglio, guardo sempre sui video e lei compra sempre questo qui e lo usa dappertutto. Adesso mi farò spiegare bene dove lo usa, perché c'è scritto che non va bene per tutto. Spray con candeggina, io la candeggina di solito non la uso mai e l'odore mi dà fastidio. C'era la candeggina delicata, ma non l'ho comprata. Vabbè. Spray con candeggina. Ciao Anna, il suo link vi lascerò perché è un canale stupendo. Come si chiama? Sweet Makeup? No, si chiama? Beauty Makeup. Anna, perdonami, non mi ricordo il tuo nickname. Porca miseria, che memoria schifosa che c'ho. Vabbè,
Double Fire spray con candeggina, pulisce in profondità, smacchia, sbianca 1000 ml 3 in 1 con la candeggina. Io secondo me lo userò in bagno questo qui per lavare magari il bidet, per lavare il lavandino, soprattutto il WC dentro e fuori, e per lavare la vasca magari, ma la vasca la pulisco già con un detergente per il bagno, perché in cucina in soggiorno i mobili non è che li pulisco con la candeggina, quindi non lo so. Poi l'odore speriamo non sia troppo forte. Modalità di impiego, allora contiene alcol, mamma mia. Vabbè, spruzzare sulle superfici, passare con un panno umido in caso di sporco ostinato, lasciare agire qualche istante, risciacquare abbondantemente. Evitare il contatto con tappeti e moquette, non utilizzare su superfici delicate, laminato, alluminio, argento e legno. Io i mobili in camera li ho di legno, i mobili in soggiorno li ho laminati lucidi e il resto è legno, il resto è il divano, anche il finto legno, tra virgolette, tessuto comunque. In cucina ho tutto acciaio inox, quasi tutto, ho legno, il tagliere in legno non vale anche bene. Non lo so dove lo userò, comunque l'ho comprato, costava poco, voglio provarlo, vedremo, vi farò sapere se mi piace. Poi ho preso, c'erano questi prodotti qua naturali, finalmente li ho trovati, imboscati alla cassa, ce n'erano pochi, mezzi vuoti, ne trovo sempre confezioni aperte, da OVS confezioni aperte, da Lidl confezioni aperte, poi ne parliamo nel reparto frigo quando farò la seconda parte, perché confezioni gelati aperte, i Calippole erano mezzi aperte, Sushi Kit era mezzo aperto, questi qua, lo stand era vuoto, c'erano i bagno doccia, mi sembra, o lo shampoo per capelli, mousse 3 in 1, cose varie. Vi ho fatto vedere il blog appunto sul catalogo. Ci sono alcuni prodotti, e tra cui questo qua che ho preso io, e anche il balsamo labbra ho preso 99 centesimi. Questo qui mi sembra che costasse 1,70 euro, 1,59 euro, 1,60 euro, non mi ricordo. È una crema, anche questo, una crema corpo. Tonka Bean e Shea Butter. Non volevo l'altro col cocco, ma c'era solo questo. Quattro creme così in body butter con questa profumazione. 200 ml Lidl CN Natur burro corpo alle fave di tonka e burro di karité. Tanto ce n'è poco, quindi finirà in fretta. Questo qui, CN Natur. Gli altri prodotti, bagno doccia mi serviva, l'ho preso di un'altra marca. Cose per capelli non mi servivano, questo qui neanche, non era indispensabile, ma volevo provarlo, volevo l'altra profumazione. Volevo l'altra profumazione. Le pantofole che fanno rumore. Volevo l'altra profumazione, ma non l'ho trovata. Non l'ho trovata anche perché ce n'erano solo praticamente di questa profumazione qui c'erano solo, quindi ho preso questo qui, boh, basta, finito. Mamma che caldo, non sopporto. Madonna mia, non mi posso muovere che faccio rumore. Vabbè, vediamo cosa ho preso d'altro. Allora, strofinacci da cucina che c'erano, ho preso anche la tovaglia, ma ce l'ho di là, l'ho già messa a posto, ve la faccio vedere dopo. Strofinacci da cucina c'erano fatti così, ce ne sono 5 pezzi addirittura, io per quello li ho presi, perché li ho rovinati tutti, quelli dell'IKEA li ho rovinati, alcuni si sono macchiati di blu, di aceto, di vino, di alcol, di tutto, non vengono più puliti, quindi dopo un paio di anni o un paio di mesi li butto via. Questi qua sono carini, sono praticamente con questi quadretti, vedete, un po' a scacchi, un po' così carini, comunque Ernesto asciugapiatti, carino. 99 centesimi, 1,99 euro. C'erano anche dei taglieri, questi qua ce ne sono 10, 5, non 10. 5 pezzi, si possono stirare e lavare a 60 gradi, fantastico. Mi servono sempre a me questi stracci, questi panni da cucina. Questi sono belli ruvidi, belli spessi, speriamo che durino, che resistano alle intemperie della mia cucina. Poi ho preso appunto quello che vi dicevo prima. Lip balm alla calendula 99 centesimi, anche Marzia Mancini faceva vedere questo lip balm a 99 centesimi, fantastico, insieme al prodotto Shea Butter. E poi ho preso un sapone liquido perché non sapevo se trovavo altri saponi della Persavon, e quindi ho preso questo sapone liquido che prendevo sempre, Pomegranate Hand Wash with Moisturizing Properties. Proprietà del melograno, hanno cambiato solo l'immagine, ma è uguale a quello che prendevo già altre volte. 500 ml, mi piace tantissimo. Questo qui l'ho già comprato 4 volte, ve lo straconsiglio. Se vi piace il melograno, se no c'era di nuovo latte miele, ma è nauseante, non mi fa impazzire. L'ho già comprato. Poi ho comprato in un altro ammorbidente, così ne ho per un po'. Uno rosso, l'avevo comprato 2 volte. Questo viola non l'ho mai comprato. C'era anche dorato come packaging. Vediamo che odore ha. Sa di mirtilli, è forte come odore. Sa di frutti rossi, di frutti di bosco, di. Non
di rosa, di... No, no, non si capisce, di fiori, di una roba strana. Moment of relax, quello rosso c'è scritto Moment of sensuality, questo qui è relax con i fiori, vedete con la goccia dorata, dossi, questa è morbida, c'è anche quello giallo, finisco questo, vado a ricomprare quello giallo, 99 centesimi. Poi ho preso alla cassa, li ho trovati, questi prodotti li cercavo da una settimana, erano appunto da lunedì in offerta, ieri sono andata, che era giovedì, ieri, oggi è venerdì, ieri sono andata appunto a prenderli, ho detto non li trovo, non li trovo, non li trovo, e li ho trovati. E ne ho lasciato uno solo, sia di sapone liquidi ne ho presi due, e sia di bagnoschiuma ne ho lasciato uno solo, verde, che non mi piaceva, all'aloe non mi piaceva. Questo qui è bagnoschiuma, lavanda bianca e foglie di ulivo. Persavon. O Persavon, non si sa. Questo qui, e poi ho preso, volevo prendere anche il terzo bagnoschiuma, ma ho detto non ti caricare, che ne abbiamo già natalizi da finire, di bagnoschiuma. Frutti rossi, acqua di cocco, questo è una, spero sia buonissimo. Perché mi intriga in una maniera allucinante. Frutti rossi e acqua di cocco, sentiamo l'odore. Sa tantissimo di ribes, lo sapevo che mi piaceva, fantastico. Speriamo sulla pelle duri un po'. Questo invece con lavanda bianca, io la lavanda la adoro, anche se attira le api. Sa proprio di lavanda. E di mimosa sembra anche di... Mamma mia, come dolce. Di ulivo sa pochissimo, buonissimo, bello. Ne ho preso un altro, scherzavo, ah, di bagnoschiuma ne ho presi tre, allora di sapone liquido che ne ho lasciato quello all'aloe, ok. Questo è rosa peonia e olio di riso, il terzo, tre bagnoschiuma. E i saponi liquidi invece ne ho presi forse solo due o solo uno, perché uno era all'aloe e l'altro non mi piaceva, adesso ve lo dirò poi dopo, vediamo dove l'ho messo. Sapone liquido uno solo ne ho preso, ah, ce ne erano tre di sapone liquido, due. Forse solo due di sapone liquidi e tre bagnoschiuma, non mi ricordo. Questo, vediamo un po'. Sai di rosa, molto delicato questo, buono, fantastico. Non vedo l'ora di lavarmi con questi prodotti da 500 ml. Persavon Nature and Respect. Nature and Respect. Ricetta mediterranea, dermatologicamente testato, con estratti bio-biologici, extra delicato. Fantastico. E parlando di questi prodotti, ho preso anche questo. Sapone delicato, ma pensavo di averne preso un altro io di sapone liquido per le mani. Questo packaging è bellissimo. Persavon, sapone delicato. Come anche il bagno doccia, il bagno schiuma, vedete che belli, sono bellissimi questi prodotti. Ho preso rosa peonia, olio di riso, effetto idratante, sia bagno schiuma che il sapone liquido. C'erano anche altri due, secondo me, saponi liquidi, come anche i bagno schiuma. Pensavo di averne presi altri di bagno di sapone liquidi, invece non ho preso nient'altro. Vabbè, ne prenderò un altro se mi piace, sicuramente andrò a ritrovarlo. Andrò a ricomprarlo se mi piacciono, quando lo userò andrò a ricomprarne un altro. Poi ho comprato una cosa qui di vestiti, Esmara Lingerie, ce n'erano solo più due. Uno così o bianco senza disegni, che era anche carino bianco, ma mi sembrava troppo trasparente, quindi no, questo è un pigiama estivo, visto che io ce l'ho solo coi pantaloni, e avevo visto che c'erano i pigiami, e costavano 5 euro, 4 euro, 3 euro, non mi ricordo. Tuta pigiama, comoda tutina in puro cotone morbido, taglia M42-44, italiana, va bene. 40-42 mi sta perfetta, l'ho presa con questa qui azzurra. Vedete com'è? È una tuta praticamente intera, credo. Sarà difficile andare in bagno, però comunque è una tuta intera azzurra. Se era rosso o blu era meglio, ma azzurra con queste righine bianche. Vedete? Video lunghissimo, ma quando la metterò ve lo farò vedere. Per andare a dormire va benissimo, non è che devo andare a dormire col frac, col tight, cioè chi se ne frega. Jumpsuit, mi serviva una tuta, così mi faccio aria, una tuta, un pigiama corto perché ho il pigiama ma ce l'ho lungo, i pantaloni lunghi, e con sto caldo mi appiccico, non sopporto niente di lungo e quindi stranamente mi sono presa questa tuta qui che è da lavare perché è macchiata sicuro. C'era anche così, ce n'erano tre così con le righe e una sola bianca o due bianche, questa c'è anche il pizzo quindi bellissimo. Non posso aprire. Non posso aprirla prima di comprarla, sembra larga ma non è larga. Ha il pizzo qua sul davanti, ok. Sì, magari è un pochino trasparente, ma per dormire va bene. Poi ha tutte queste strisce, ha questa piega in mezzo, vedete? Questa cinturina in vita, tra virgolette, parecchio larga, ma c'era solo. Erano tutte 42-44, quindi ho fatto bene a prenderla larga. Sicuramente ho fatto bene a prenderla così. E poi mi serviva assolutamente, per uscire non la metto, ma.
per stare in casa, per dormirci soprattutto, che sennò io devo dormire sempre con le cose con cui esco, non va bene. E quindi questa qui va bene, me la proverò e poi vi farò sapere se mi piace, ma sicuramente mi piace, l'ho scelta io, quindi è una cosa che mi piace. E poi non sto a guardare solo se mi piace qualcosa, ma anche se mi serve. Mi sembra che l'ho pagata 3 euro. Mi piace, sì, fantastica. Poi cosa ho preso? Due magliette. Allora, cercavo il top leopardato, che l'avevo visto, e vi ho anche detto, chissà se il top riuscivo a prenderlo. Non c'erano i top, c'erano le gonne quelle in pelle, in jeans, jeans super skinny da bambina, un sacco di roba, ma il top, l'ho guardato, non c'era. C'erano due magliette, infatti le ho prese entrambe, perché le volevo troppo da una vita. Quando avevo preso, tempo fa, mi sembra che avessi preso una maglia bianca, sempre di questa collezione Smara, by Heidi Klum, stavolta ho preso questa maglia leopardata a mezze maniche. Sì, magari è un po' da matrona, però mi piace il leopardato, senti, chi se ne frega. L'ho presa perché mi piace, la metterò, non vedo l'ora di metterla, già adesso la metterò sicuramente. Appena mi cambio questa maglia qua nera, mi metto questa. È molto fresca, molto leggera. Anche questa taglia 42 ed è costata 5 euro, mi sembra. Taglia 40, perfetto, la 40 dovrebbe starmi. Ho preso una volta la maglia 38-40, non mi stava, quindi adesso vado sul 42 e mi sta bello largo, comodo, se va a posto. Poi ho preso anche questa, una era senza scatola e una era fatta così. Questa mi ha fatto impazzire, blu e nera un po' da corse in macchina, un po' da Fast and Furious, mi piaceva troppo questo modello. Poi sui jeans sta da Dio e poi anche sulle gonne, perché blu e nero io ho un sacco di gonne blu e nere e quindi andava benissimo. In tinta unita non ha nessun disegno, a me servono maglie in tinta unita, quindi l'ho presa senza andare in giro per saldi. Da OVS o da CVG Moda, taglia 42, maglietta blu e nera, fantastica. Bella anche la scatola in carta, non mi dispiace per niente, non so se la posso riutilizzare. Questa è la maglia blu e nera, bellissima, un po' da sport, un po' da corse in macchina, appunto proprio come Fast and Furious. Poi è morbidissima, le maniche blu, la striscia bianca, la riga bianca e il resto nero. Bella, bella, bella veramente, non vedo l'ora di metterla, domani me la metto già sicuramente per uscire questa qui. Su una bella gonna anche rosa, su una bella gonna bianca, il nero spacca, anche se tira il caldo il nero comunque mi piace da morire. Taglia italiana 42, bella larga, comoda, perché 38-40 mi sta stretta, anche se voi mi dite sei magra, sì lo so che sono magra, però devo usare, seguire le mie taglie, non seguire quello che dite voi, perché nel senso non posso vestirmi come dite voi, ma devo seguire le mie taglie, il mio fisico. Questo è il video, la prima parte del video. Pensavo di aver preso altri saponi liquidi per le mani, ma ne ho preso uno solo, quindi va bene. Ho preso il miele, ma vi faccio anche poi la seconda parte. Quindi adesso vi saluto e poi con la stessa maglia mi rivedrete in un altro video spesa. Svuota frigo, cioè svuota frigo. Cose da frigo. Ciao ragazzi, ragazzi, a presto. Ciao!